Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi finalmente è stata messa la prima pietra per quanto riguarda la stagione 22-23 di Serie A. Adesso la commenteremo insieme. Qui ho segnato quelle che a mio avviso sono le partite più interessanti giornata per giornata. Però mi sento di fare subito un po' di polemica, così giusto per non perdere un attimo il vizio. Anzi, prima di tutto, iniziamo con due date che vengono sempre comode. Inizio campionato è fissato per il 13-14 agosto, invece inizio, cioè scusate, la fine della stagione sarà il 3-4 di giugno. Nel mezzo non vorrete non mettere un po' di nazionale, perché poi pare brutto, no? Cioè, poi dà anche soddisfazioni vedere la nostra, quindi nel senso non sia mai. Quindi sosta nazionale dal 25 settembre. Poi ci sarà la pausa mondiale, che ovviamente a noi non riguarda a livello di nazionale, ma giustamente cosa vuoi fare? Ti vuoi perdere un mondiale in inverno? Vediamoci il mondiale d'inverno. Quindi dal 21-11 al 18-12 ci sarà appunto il mondiale in Qatar. E poi, siccome questo non basta, no? C'è già stata poca nazionale, altra settimana di sosta a marzo, dal 20 al 26, per le qualificazioni a Euro 2024. Io ragazzi continuo a portare avanti quella che è la mia battaglia personale. Per me le nazionali durante la stagione non devono esistere. Cioè io vedere gente che come l'anno scorso, visto che si parla ad esempio di un Di Maria, quando poi uno va a leggere magari su Transfermarkt presenze, non presenze, che magari ti salta una barra due giornate, stesso discorso per Messi, per Paredes, per De Paul, per altri magari che erano con l'Argentina o col Brasile, vedessi Neymar o altri, che sono arrivati. Hanno iniziato la stagione dopo per ritardo di condizione perché si erano giocati la Copa America e quindi sono arrivati dopo. Oppure vedere giocatori che si stanno lottando magari obiettivi importanti di Champions per la lotta al campionato, che devono staccare mentalmente con la loro squadra per andare a rischiare di farsi male in una partita di o amichevole o di qualificazione un europeo, lasciando poi nella bratta le proprie squadre. Non mi sembra opportuno, perché io vorrei ricordare a molti, ad esempio, Chiesa, che fece un europeo della Madonna, arrivò poi a inizio stagione che era spompatissimo, molti diedero la colpa all'Allegri. Ma in realtà è che Chiesa si vedeva benissimo, non stava in piedi, era cotto, era veramente cotto, non ne aveva più, povero Cristo. Ma è normale, ti sei già fatto tutta una stagione a bomba, ti fai un europeo a bomba, arrivi in fondo all'europeo, miracolosamente, ma ci arrivi da protagonista. È normale che poi tu non ne abbia più, quindi ecco, è una roba per me sia dal punto di vista mentale ma anche dal punto di vista fisico, perché poi cambia appunto metodo di preparazione, magari al Milan ci si allena in una certa maniera, la Juventus in un'altra, magari all'Inter in un'altra, magari in un club straniero in un'altra, poi arrivi in nazionale, si fa un'altra roba e c'è il rischio di infortuni ragazzi, non a livello muscolare, perché ovviamente quelli dal punto di vista articolare non ci si può fare nulla, però c'è il rischio di questi tipi di infortuni. Quindi perché non mettere tutte le partite a fine stagione? Ovvero finisci il campionato a maggio, benissimo, perché risparmi tutte quelle partite perse durante l'anno, quei tempi persi, benissimo. Finisci il campionato a maggio, lasci un mese all'allenatore, che secondo me è anche meglio per l'allenatore nazionale, perché ha più tempo per valutare i giocatori, per poterli allenare, per poterli analizzare un po' di più. E poter creare anche magari qualcosa a livello proprio suo personale. Invece così, allenando i giocatori una settimana, ma ragazzi, ma che senso ha? Cioè, infatti a me quando si valutano i giocatori per quello che fanno in nazionale o come rendono certe nazionali, cioè sono discorsi che a mio avviso lasciano tempo che trovano, lasciano tempo che trovano, lasciano tempo che trovano. Detto ciò, andiamo avanti. Altra cosa che non mi piace è la nuova soluzioni che hanno trovato nel caso di primo posto a pari merito a fine stagione. Io onestamente non lo trovo meritevole, non lo trovo meritevole, ovvero se prendiamo il caso di Inter Milan di quest'anno, se Inter Milan quest'anno fosse arrivata a pari merito avrebbe vinto il Milan, perché aveva gli scontri diretti a favore. Quest'anno non sarebbe così, quest'anno non sarebbe così, quest'anno si giocherebbe lo spareggio. Adesso io faccio un esempio. Poniamo il caso che il Milan avesse vinto 1-0 all'andata, 1-0, 2-0 al ritorno, 2-1, fate voi. Mi spiegate perché deve arrivare a giocarsi uno spareggio che poi come minimo è l'unica partita che va a perdere contro l'Inter e in quel caso si deve vedere
scippare uno scudetto che era già suo, io onestamente non lo trovo meritocratico, onestamente. Secondo me prima ci devono sempre essere gli scontri diretti. Se poi dagli scontri diretti non c'è un vincitore, allora ha senso lo spareggio. Secondo me ha molto più senso che fare la differenza reti, perché secondo me la differenza reti in questo caso vuol dire tutto e nulla. Poi, per carità, sarà un caso su ogni 100, ragazzi. Però comunque sia, se si dovesse capitare, se si dovesse verificare, e dovesse verificarsi magari anche la mia squadra, mi girerebbero le balle, onestamente parlando. Poi ognuno la può vedere alla propria maniera, però onestamente non sono d'accordo su questa cosa. Come non sono d'accordo su questa cosa del girone di ritorno a caso, rimescolato, casuale, questa stronzata presa dalla Premier. Cioè, dalla Premier bisognerebbe prendere tante cose buone, invece prendiamo le stronzate. Cioè, io veramente... ma perché così è più bello e più imprevedibile? Ma più imprevedibile che cosa? Cioè, l'avete già sorteggiata? Non è che dite le sorteggiate a gennaio, no. Quindi prevedibile che cosa? Dov'è il bello? Cosa cambia? Cioè, a me sembrano tutte quelle fesserie, ragazzi, che provano a vendere e che non cambiano assolutamente nulla. E per uno come me, che è un nostalgico, un romantico del calcio, per me queste sono tutte fesserie. Onestamente le trovo tutte fesserie. Ma detto ciò, iniziamo con l'analisi giornata per giornata di quelle che a mio avviso sono le partite più interessanti. Poi ragazzi faccio una precisazione. Ovviamente ho messo un certo tipo di partite. Poi magari succederà come finale di scorsa stagione, quando una partita come Venezia-Cagliari era la partita che aveva più interesse, o Salernitana-Udinese aveva più interesse, che a inizio stagione non li avresti messo un centesimo. Quindi poi dipenderà molto dalla stagione, dall'evolversi della stagione. Però, diciamo così, di primo acchitto, guardando il calendario, queste sono le partite che a mio avviso sono un po' più interessanti, per differenti motivi magari. Allora, la prima giornata. Hellas-Napoli. Questa secondo me è la partita più interessante di tutte. Io dall'Hellas quest'anno mi aspetto delle conferme. E non sarà facile, però voglio vedere un certo tipo di lavoro. Vorrei vedere che il lavoro fatto da Tudor venga portato avanti, ecco, ok? Quindi sono molto curioso. Quindi, Hellas-Napoli alla prima, partita molto interessante e non facile come inizio per il Napoli questa partita, perché andare a Verona è sempre difficile. E poi ho segnato le tre neopromosse, quindi Lecce, Monza e Cremonese. E la Cremonese che torna dopo quasi 30 anni in Serie A, e Lecce che comunque mancava già da qualche anno, e il Monza che fa la sua prima apparizione in Serie A. Quindi saranno tutte partite comunque emozionanti per i tifosi di queste squadre. Quindi il Lecce giocherà contro l'Inter, il Monza se la vedrà contro la squadra di Torino, il Toro, e la Fiorentina ospiterà in casa la Cremonese. La seconda giornata, le partite secondo me che meritano più attenzione sono Atalanta-Milan, sarà una gran bella partita a mio avviso, Sampi-Juve, perché comunque andare a giocare a Genova, ragazzi, non è mai facile, ed è una partita che comunque quando a Genova arriva una big e riscalda il clima, e poi andare a giocare veramente a Genova non è mai facile. Quindi per me Sampdoria-Genova è una bella partita, scusate, Sampdoria-Juventus è una bella partita, Sampdoria-Genova ce la faccio, ragazzi, avete pazienza, vi devo lavorare alle 6, portate pazienza. E Empoli-Fiorentina, derby toscano, quindi anche questa può essere una partita interessante, anche se ovviamente la Fiorentina parte sulla carta molto più avvantaggiata. Io quest'anno dalla Fiorentina mi aspetto molto, e infatti terza giornata ho inserito Fiorentina-Napoli come partita importante da seguire. Ho messo Hellas-Atalanta perché anche questa, a mio avviso, può essere una partita di un certo livello. E poi, ragazzi, scusate, qui c'è corrente, c'è porte che sbattono, un po' di tutto. E Lazio-Inter, anche questa bella partita. E poi ci sarà il primo big match per la mia Juventus, Juve-Roma. Quindi Juve-Roma alla terza giornata. Alla quarta, che è un tour infrasettimanale, come partita più interessante ho segnato Sampdoria-Lazio, per lo stesso motivo di quanto vi ho detto prima. E alla quinta, altro big match per la mia Juventus, Fiorentina-Juventus. Sappiamo che andare a Firenze per la Juve non è mai facile,
però ritengo che giocarla a inizio campionato può essere migliore che andarsela a giocare magari in un girone di ritorno verso fine campionato, come è accaduto nell'ultima stagione. Quindi meglio così, a mio avviso. Poi c'è Lazio-Napoli, altra bella partita. Questa è una giornata proprio molto, molto secca. E ci sarà il derby di Milano, Milan-Inter. Quindi vedremo subito chi la spunterà tra i due milanesi. Alla sesta Lazio-Hellas, perché continuo a dire che mi aspetto molto dall'Hellas e sono molto curioso di vedere se la Lazio riuscirà ad alzare l'asticella. Sampdoria-Milan per lo stesso motivo di Sampdoria-Lazio e Sampdoria-Juventus. Juve-Salernitana per una questione di cuore, perché quest'anno il miracolo sportivo fatto dalla Salernitana mi ha emozionato, quindi vedere questa partita mi farà sicuramente piacere. Poi ragazzi, settima, Milan-Napoli, Roma-Atalanta e Derby Ligure, Spezia-Sampdoria. Secondo me sono queste le partite importanti della settima. All'ottava Atalanta-Fiorentina e Inter-Roma, quindi partite veramente di livello. Già nelle prime giornate, e poi si va avanti con alla nona Sassuolo-Inter, che comunque andare a giocare a Reggio Emilia non è mai facile, e Milan-Juventus. Ragazzi, commentare Milan-Juventus, la storia, la tradizione, le due squadre più importanti italiane a livello italiano-europeo, cioè c'è poco da stare a dire, c'è poco da stare a dire. Quello che per me dovrebbe essere il vero effettivo derby d'Italia, poi fate voi. Decima Sampdoria-Roma per i motivi di prima. Hellas-Milan, quest'anno fu una gran bella partita, sono curioso di vedere se si riconfermeranno. Atalanta-Sassuolo, anche questa potrebbe essere una bella partita, con Boga ex in campo. E il derby di Torino, Torino-Juve alla decima. Quindi comunque ragazzi, vedete che la Juventus avrà qualche partita interessante, perché alla terza alla Roma, alla quinta alla Fiorentina, alla nona al Milan, alla decima al Toro, e se ne farà di queste, escludendo la Roma, se le farà tutte in trasferta. Quindi comunque potrebbe essere un pericolo, diciamo, nell'imminente, ma un vantaggio poi nel ritorno, ecco. Poi, undicesima, Atalanta-Lazio, gran bella partita. Fiorentina-Inter, anche questa, io mi aspetto molto, ragazzi, veramente dalla Fiorentina quest'anno. E sono curioso di vedere se riusciranno a chiudere per Jovic. Sono molto molto curioso. Fiorentina quest'anno deve fare ancora un salto in più di qualità, perché per me ha tutte le potenzialità per andare a giocarsi un posto in Europa League. Secondo me può lottare, ragazzi. Non ho detto che poi lo farà, ho detto che può lottare. Poi, quindi Atalanta-Lazio, Fiorentina-Inter, Roma-Napoli. E poi attenzione, c'è il ritorno del Berlusca a Milano. Berlusca e Galliani che vanno a Milano. Milan-Monza. Derby, il derby lombardo, avrà il suo perché. Dodicesima, Verona-Roma. È la sua Verona-Roma. Torino-Milan. Inter-Sampdoria. L'ho messa perché comunque è una partita che può regalare emozioni. Vi ricorderete quella rimonta dell'Inter di tanti anni fa. Con lo Scarpini che impazzisce. E poi Lecce-Juventus, l'ho segnata perché secondo me può essere una partita interessante, perché la Juventus a Lecce ha spesso e volentieri faticato, quindi la segno come partita che può essere interessante. Poi ci sarà Spezia-Fiorentina con il ritorno di Italiano a Spezia. Vedremo come sarà colto questa stagione e quello che combinerà. Alla tredicesima Atalanta-Napoli, Juventus-Inter, il derby d'Italia, Roma-Lazio, il derby di Roma, e Sampdoria-Fiorentina. Ripeto, quando c'è una big che va a Genova, per me sono tutte partite interessanti. Poi, quattordicesima, che è un turno infrasettimanale, Hellas-Juventus. E questa devo dire, ragazzi, che qui la Juventus avrà delle partite pesantucce, perché avrà appunto la tredicesima l'Inter, il turno infrasettimanale con l'Hellas bello tosto, e poi gioca contro la Lazio. Quindi capite bene che è bello pesante, anche perché poi
dopo la Lazio ci sarà il turno frasettimanale, quindi nel giro di poco avrà delle partite veramente, veramente toste. Quindi già qui ci può essere un primo momento importante del campionato. Detto ciò, quindi è la Juventus e Sassuolo Roma, interessante a mio avviso la 14ª, la 15ª Juve Lazio, Milan Fiorentina, Atalanta Inter e Roma Torino. Alla 16ª appunto turno infrasettimanale che vede la Juventus almeno avere una partita nell'infrasettimanale più tranquilla e ci sarà Inter-Napoli, quindi comunque sia ci sarà un big match in questo turno infrasettimanale. Alla 17ª Milan-Roma, Sampdoria-Napoli, Fiorentina-Sassuolo, che secondo me potrebbe essere una bella partita di calcio. E poi ci sarà Monza-Inter, derby anche questo lombardo, e vedrà il Berlusca contrapporsi all'Inter, quindi un derby comunque per lui è doppio. Poi 18ª Inter-Hellas, Napoli-Juventus, quindi la Juventus andrà in trasferta anche in questa occasione, Roma-Fiorentina, Sassuolo-Lazio e Cremonese-Monza. L'ho messo perché comunque una partita tra le due neopromosse può essere divertente. 19ª Fiorentina-Torino, Lazio-Milan e Juventus-Atalanta, questa per noi gobbacci in casa. La 20ª Lazio-Fiorentina, Atalanta-Sampdoria, Milan-Sassuolo e Napoli-Roma. Io sono curioso ragazzi di vedere cosa fare quest'anno l'Atalanta. L'Atalanta quest'anno deve rilanciarsi, quindi sono molto 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 curioso. Io ve lo dico chiaramente, non ritengo Gasperini un maestro di calcio, assolutamente. Lo ritengo un buon allenatore, non è un allenatore che a me fa impazzire, anzi molto spesso non sono d'accordo su certe scelte che fa, però sono curioso di vedere quello che combinerà. Alla 21ª ci sarà Salernitana-Juve, che l'ho segnata per lo stesso motivo, diciamo, di quella dell'andata. A livello emotivo per me sarà una bella partita, e, cioè di affetto. Poi comunque a Salerno ci sono tanti tifosi della Juve, quindi comunque penso sarà una partita di festa, quindi è il bello del calcio. E ci sarà il derby di Milano, ragazzi, alla 21ª, Inter-Milan, quindi sono molto molto curioso. Alla 22ª Sampdoria-Inter, ribadisco e sottolineo quello che ho già detto prima, Juve-Fiorentina, quindi la Juventus affronterà la Viola questa volta in casa, Lazio-Atalanta e Milan-Torino. Alla 23ª ci sarà Roma-Hellas, Spezia-Juventus, che l'ho segnalata perché comunque l'anno scorso per la Juventus non fu facile vincere a Spezia, fu una partita rocambolesca e comunque non è facile in generale andare a vincere a Spezia, è una squadra rognosa in casa. Monza-Milan, quindi ci sarà il Berlusca che affronterà su Milan in casa questa volta, il Berlusca e i Galliani che affronteranno Milan in casa per questo derby. Sassuolo-Napoli, che può essere una bella partita, Fiorentina-Empoli, il derby. E poi ho segnato Lazio, dove verrà riaccolto Lotito a Salerno, quindi vedremo l'accoglienza che gli riserveranno questa stagione. Alla 24ª ci sarà Lazio-Sampdoria, Milan-Atalanta, Hellas-Fiorentina, Monza-Salernitana, che l'ho messa perché secondo me è una partita che può essere molto interessante, e poi ci sarà il derby Juve-Torino, quindi sicuramente una giornata bella, bella tosta per la Juve. E detto ciò, 25ª Fiorentina-Milan, Napoli-Lazio e Roma-Juventus. La Juve ha molti scontri diretti ravvicinati, quindi bisognerà stare molto attenti ragazzi. E poi 26ª Spezia-Inter, stesso discorso che ho fatto per la Juventus, campo difficile, può essere una bella partita. Napoli-Atalanta, Juventus-Sampdoria, di solito in casa comunque la Juventus contro la Sampdoria regala delle belle prestazioni, delle belle partite, quindi sono curioso di vederla. E Bologna-Lazio, questa secondo me potrebbe essere una partita un po' particolare, ma bella. Con Mihajlovic in panchina, ex Lazio, può essere anche per questo una ragione in più per guardarla. Sampdoria-Hellas alla 27ª, questa è una partita che può essere veramente divertente. Lazio-Roma, quindi il derby di Milano. Udinese-Milan, l'ho messa perché magari dal punto di vista spettacolare non sarà una grandissima partita, magari, però è una partita tosta, quindi da seguire. E poi ci sarà il derby d'Italia alla 27ª, Inter-Juventus, e vedremo cosa succederà. Alla 28ª Juve-Hellas, partita assolutamente da seguire. Inter-Fiorentina, una gran bella partita, quindi l'Inter che dopo lo Spezia avrà la Juventus e la Fiorentina in casa. Poi Roma-Samp, Napoli-Milan,
E poi io ho segnato due partite che possono essere anche ora interessanti. Sassuolo-Torino, per me può essere una bella partita, scontro tra Dionigi e Juric, e Spezia-Salernitana, potrebbe essere una partita per non retrocedere. Spero di no, io spero si salvino entrambe, quindi vedremo, però può essere sicuramente alla 28esima uno scontro interessante. Alla 29esima Lazio-Juventus. Ella Sassuolo, Fiorentina Spezia, sempre per lo stesso motivo di italiano, ci può essere questo fattore in più, e Torino Roma. Alla 30esima, ragazzi, Fiorentina Atalanta, partita a mio avviso molto bella. Napoli Hellas, anche questa, ricordiamo che Napoli l'anno di Pirlo alla Juventus non si qualificò in Champions per colpa dell'Hellas Verona, quindi non è una partita scontata. Spezia Lazio, per lo stesso motivo che ho detto prima, andare a giocare a Spezia non è facile, quindi sono curioso di vedere cosa succederà. Quest'anno fu una partita clamorosa, decisa dal gol irregolare di Acerbi, che mi fece anche perdere la fata calcio, ma tralasciamo. E poi Bologna-Milan, che a mio avviso alla 30esima può essere una partita tosta, tosta, ragazzi. Ci stiamo avvicinando a quello che per me è lo spartiacque della stagione, quello che potrebbe essere lo spartiacque della stagione. Allora, la 31esima, Atalanta-Roma, Juve-Napoli, Lazio-Torino e Sampdoria-Spezia, derby ligure. Queste sono le partite che ritengo più interessanti. Alla 32esima, Bologna-Juve. Ragazzi, andare a Bologna in ultime giornate può sempre essere rognoso. Avete visto, l'Inter ci ha perso un campionato. Roma-Milan, Inter-Lazio, Fiorentina-Sampdoria e Spezia-Monza. La Juventus in questa partita qui, questa giornata col Bologna, dovrà fare punti cercando di sfruttare magari dei passi falsi dell'Inter, contro la Lazio, del Milan a Roma. Quindi vedremo. Poi ci sarà il tour infrasettimanale alla 33esima, dove ho segnalato come partite di più importanti Hellas Inter e Udinese Napoli. Perché comunque andare a Udine nelle ultime può essere sempre rognoso. E poi ho segnato anche Lazio Sassuolo, perché può essere una partita di calcio. E poi c'è Juve-Lecce, che l'ho messa perché comunque può essere una partita divertente, magari anche con un risultato un po' più largo, speriamo. Arriviamo a quella che per me è lo spartiacque, quella che può essere una giornata decisiva per lo scudetto. La 34esima, Roma-Inter, Napoli-Fiorentina, Milan-Lazio e Atalanta-Juve. Questa per me potrebbe essere una giornata chiave, una giornata chiave. Speriamo ovviamente, per me che sono gobbo, in favore della Juventus. 35esima, Inter Sassuolo, Spezia Milan, per quanto già detto prima, Hellas Torino, Juric contro la sua vecchia squadra, può essere comunque una partita di calcio molto molto divertente. Stiamo arrivando alla fine, 36esima, Milan Samp, può essere bella, Atalanta Hellas secondo me sarà molto bella, Napoli Inter, partita importante anche questa, magari per le sorti del campionato. E alla 37esima c'è quella che a mio avviso potrebbe essere l'ultimo crocevia veramente decisivo, ovvero Fiorentina-Roma, Inter-Atalanta, Juventus-Milan e poi anche in chiave retrocessione c'è un Monza-Lecce che potrebbe essere molto molto interessante. Ultima giornata, ragazzi, Torino-Inter, Milan-Hellas-Verona e niente. E Torino-Inter, Milan-Hellas-Verona e questa potrebbe essere una partita sì, queste due potrebbero essere due partite comunque importanti per le sorti del campionato. Detto ciò, ragazzi, vedremo cosa succederà, vedremo anche cosa riserverà il mercato, perché ormai la Juventus sembrerebbe certa di avere acquisito Paul Pogba, che avrebbe rifiutato anche la corte del City di Guardiola. L'Inter si sta muovendo tanto, il Milan sta lavorando sotto traccia, a Roma si aspettano un grande colpo, così ha detto Caressa, per esempio. Si parla di Cristiano Ronaldo, vedremo ragazzi, vedremo, tutto può essere. Io fossi nella Roma non lo prenderei mai, per tanti motivi, però capisco che a Roma un giocatore del genere potrebbe essere tantissima roba. Quindi ragazzi, il mercato è ancora lungo, la stagione è ancora lunga, vedremo quello che verrà fuori. Io sarò qui sempre pronto a commentare per voi, insieme a voi, anzi, quello che succederà nel mercato, quello che succederà nelle varie giornate, lavoro permettendo, no, ma cercherò sempre di essere assolutamente sul pezzo. Per
Quindi niente, ragazzi, io vi invito a iscrivervi al canale, diffondete il verbo, ragazzi, più cresciamo e meglio è, e attivate le notifiche se avete piacere, vi mando un forte abbraccio. Questa era la mia analisi personale della stagione, penso più avanti a mercato magari chiuso di fare un video dove vi dirò la mia personale classifica, come penso si piazzeranno le squadre, così poi a fine stagione potremo anche vedere quante stronzate ho detto e quante cose giuste ho detto, e niente, dai, ci riaggiorniamo molto 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 presto, se ci dovessero essere ovviamente notizie di mercato fresche, e sarò qui a commentarle. Ciao!